innanzitutto, quando non si perde è sempre un passo avanti. Abbiamo incontrato un'ottima squadra, il Santa Maria è una squadra la migliore come organico allestita per vincere questo campionato. È pur vero che siamo andati due volte in svantaggio, ma c'è da dire che la reazione è stata buona dei ragazzi. Abbiamo qualche difficoltà, addirittura all'ultimo potevamo pure vincerle, il portiere ha fatto una bella parata, poi alla fine abbiamo preso due gol su due palline inattive, un rigore e una punizione laterale. Voglio dire, ho visto delle buone cose, come ci stanno delle cose da migliorare, ma io credo che oggi guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Alla fine siamo contenti di aver ripreso una partita che per due volte siamo stati in svantaggio con una signora squadra. Mister, un campionato che si dimostra ancora una volta livellato, lo fa vedere, lo fa capire la gara di oggi, ma al di là del livellamento in generale parlo io, un arbitro venuto da Como che arbitra l'inglese e non sempre a fuori del Cervinare, perché abbiamo visto e rivisto il primo rigore e ci è sembrato che ci fosse, anche se sul sorriso, quindi diciamo poteva essere una gara diversa. I due rigori dati sono sacrosanti, però a mio parere gli arbitri quest'anno non sono all'altezza della situazione. Lo so, spesso il mister non si pronuncia sugli arbitri, però è una parentesi da aprire. Sempre non mi pronuncio sugli arbitri. Sì, ho avuto pure io l'impressione che c'era il rigore sul sorriso, però anche loro per carità fanno degli errori. Io guardo sempre l'aspetto tattico e tecnico delle due squadre che si affrontano. Come ti dicevo prima, oggi il Santa Maria è una squadra solida, importante, tanta qualità. Il Cervinare ha fatto la partita che doveva fare, cercando di reprimere le qualità del Santa Maria e cercare di sfruttare qualche spazio, qualche ripartenza che loro ci hanno concesso. Alla fine, come hai detto benissimo, noi fondamentalmente non è che abbiamo subito 5-6 tiri in porta del Santa Maria, non c'è stato questo. Voglio dire, alla fine anche il Cervinare ha fatto delle cose egregie, qualche ripartenza buona. Alla fine credo che il risultato sia giusto, però l'aspetto importante da guardare è che per due volte siamo stati in svantaggio e due volte l'abbiamo ripresa, perciò diciamo che il Cervinara ha un'entità combattiera e questo è importante. Veniamo da 7 risultati utili, dobbiamo cercare di migliorare sicuramente sul profilo del risultato in casa, perché abbiamo fatto 3 pareggi se non vado errato, e niente, se riuscissimo a fare qualche punto in più in casa credo che alla fine il lavoro sia soddisfacente. Mister, domenica prossima a Faiano c'era mister Turco sugli spalti a vedere la gara, un Cervinara che molto probabilmente va a far meno di Casale che era diffidato, e le condizioni di gara tenuto, che è uscito anzitempo dal campo anche perché lui aveva sofferto dalla caviglia, quindi diciamo ha giocato finché ha retto. Recuperabile, beh, si vedrà in settimana. Casale sarà una perdita molto importante. Sì, innanzitutto caro Tenuto sta settimana l'ha fatta part time, ha lavorato in parte poco perché abbiamo cercato di recuperare questa botta importante alla caviglia, ha fatto una partita di sacrificio, l'ho tenuto fino a quando ha potuto, c'è stato un momento addirittura che lo volevo togliere dopo 20 minuti perché ho visto che zoppicava, non ce la faceva, poi ha avuto un sussulto positivo, si è ripreso e voglio dire, potevo prescindere poco dalla qualità di Pasquale, almeno mi ha verticalizzato qualche palla, mi ha battuto qualche punizione, l'ho tenuto finché era possibile, poi alla fine non ce la faceva più e l'ho dovuto togliere per non aggravare la cosa. La perdita di Casale sicuramente è importante perché è il calciatore che ci guida, ci dà un po' di equilibrio nella fase difensiva, però sicuramente chi lo sostituirà si farà trovare pronto e sicuramente ci darà una mano. Con mister Pirozzi, per parlare di questo 2-2 tra Cervinare e Santa Maria, un 2-2, diciamo da 4 gol, ma al di là dei 4 gol pochissime occasioni da una parte e dall'altra, un 2-2 giusto, l'unico rammarico per Santa Maria è che era arrivato quasi alla fine, poi si è fatto riacciuffare sul filo di lana, però due squadre che hanno retto agonisticamente il passo, un arbitraggio non all'altezza della situazione. Mister, questo è quanto. Hai detto tutto, la verità, non è stata una bella partita a livello tecnico, ma lo sapevamo che era una partita difficile perché è una squadra che veniva comunque da un periodo positivo. Fisicamente è una squadra molto molto importante, con due attaccanti che fisicamente davvero sono molto molto forti. Il rammarico, come dicevi, è aver preso gol su una punizione secondo me inventata, e poi il rammarico più grande, a prescindere dall'errore dell'arbitro, è che è una difesa schierata, 9 giocatori in linea, nessuno, una palla molto lenta, nessuno è riuscito ad attaccarla. Dispiace, però il pareggio poi alla fine ci può stare perché loro comunque
ci hanno messo, ripeto, in difficoltà nonostante eravamo andati in vantaggio. Mister, un campionato equilibrato, un campionato dove nonostante avete fatto 4 pareggi e una sconfitta siete là nella scia delle prime, una squadra d'altronde votata a cercare di vincere il campionato, ma l'equilibrio veramente è pazzesco. Sì, sì, ma io penso che già dall'inizio si sapeva che non c'era la squadra che avesse potuto vincere e fare il vuoto. È un campionato molto equilibrato con tante squadre ambiziose, quindi sarà un campionato comunque fino alla fine sullo stesso trend di queste prime 10 partite. Dicembre potrà far cambiare un pochino il trend? Ma come succede spesso, penso che poi da dicembre in poi sia un altro campionato, chi avrà la forza di migliorarsi e di, soprattutto di fare le scelte oculate e giuste potrebbe dire davvero qualcosina in più rispetto alle altre.